Non rompere, ho detto. Che ho rotto? Tutto! Non ho rotto niente! Rompi sempre tutto! Vabbè, guarda te, mamma. Salve a tutti ragazzi, sono Alex Gamer 226. Siamo qui in questo nuovissimo video. Dopo mesi e mesi, finalmente siamo riusciti a fare questa versione in italiano di Undertale per Android. Ho solo preso la traduzione e l'ho messa dentro al file. E finalmente sono qui per dirvi che funziona. Eccola qua. Se si vede non lo so, però ci provo. Potete vedere qua. Eccolo qua. I comandi sono gli stessi. Volendo possono essere giocati anche con mouse e tastiera, con le frecce direzionali da muoversi e con i tasti 2, 6, 7 e 8, giusto? 6, 7 e 9 e come tasti azione. Bene, adesso vi dico come scaricare la PK e come installarlo nei telefoni. E vi dico soltanto che dopo questo ci sarà un altro porting di un altro gioco famoso su PC e su console che non è ancora uscito per mobile, ma che grazie a questo porting, che non sarà mio, funziona. Vi lascio un attimo una piccola anteprima qua davanti, sempre che si vede qualcosa. Se sta a letto, tutto bene, se non sta a letto, cavoli vostri. Eccoci qui ragazzi, allora come promesso adesso vi faccio vedere come si installa e si configura Gamepad. L'ho salvato qui, eccolo. Allora, installate l'applicazione e qua inizia, diciamo, il casino. Allora, prima cosa da fare è questo qui: attivare Gamepad come tastiera. Io ho un Samsung in questo momento, quindi avrete dei tasti un po' diversi, ma la sostanza è la stessa. Poi, di qua, Gamepad, e infine qui. Allora, prima cosa da fare importantissima: disattivate Xbox 360 DOS Box Turbo, che se no non potete fare niente. Scendete e qua 6, 9, 7, no, quindi bottone A 6, bottone B 9, X 7, Y toglietelo. Ed è così che avete fatto, cliccate indietro e provate la vostra tastiera. Se funziona, allora avrete fatto. Quindi adesso tornate su archivio, installate l'applicazione Undertale. Quindi ragazzi, avete appena visto come mettere il gioco dentro al telefono, come installarlo, come giocarci. Ci vedremo presto in un prossimo video. Mi raccomando, mettete like qua sotto e commentate per eventuali problemi, quello che volete. Finisce questo video. Ciao!